Vedi, Selina, ci diamo del tu, va bene? Sì, Bob. È simpatico il tuo nome. Ah. Ad Amburgo io tratto con una grossa industria chimica. Anch'io ho qualcosa del genere in Italia. E circa due volte al mese sono condannato alla pioggia, qui, ad Amburgo. Non che Milano sia proprio il massimo del sole, ma oggi è diverso, molto. Non sono mai stato così fortunato. Vai. Quando riparti? Dipende... Da che cosa? Beh... Da tante cose. Viaggi in aereo? Come? No, no, niente aereo. No, io uso sempre la macchina. Viaggio sempre in automobile. Non è una fatica per me, mi piace guidare. E poi del resto, insomma, è tutta autostrada, no? Bellissimo. C'è l'Austria, e poi c'è il Brennero, e poi... Cosa c'è? Qualcosa non va? No, nulla. Ah. Sono felice di essere qui con te, molto. Però adesso devo andare. Dove? Devo unirmi al gruppo, al Museo di Arti Decorative. Poi, se c'è tempo, ci sarebbe la solita visita allo zoo. Non ci sono gabbie allo zoo di Amburgo, lo sapevi? No, questo non lo sapevo. Senti, Selina, io non riesco nemmeno ad immaginare di non rivederti. Io abito all'International. No, così, solo magari per cenare insieme. Beh, anch'io ho diritto a una guida turistica. Non pensi? D'accordo? Non puoi fuggire, non puoi scappare, perché io alla peggio, guarda, ti cerco in tutti i musei, in tutti, non so, tutte le piazze di Amburgo, a costo di rimanere. Che succede? Bob, è meglio separarci. Non voglio che la mia capogruppo mi veda una seconda volta con te. Perché? È già arrivato il mastino? Mi aspetta dietro l'arco. Ti dirò che a me fa paura. Senti, Selina, non ti dimenticare della promessa. Ti prego, vieni. Sono stata bene con te. Anch'io.